informazioni di valore sul canale 18. Questa è Xperia TV. Contagi in crescita negli ultimi 10 giorni in Calabria, al punto che la regione dichiara la zona rossa per 8 comuni e quella arancione per altri 4. Al via l'attività dell'ospedale militare di Cosenza, ieri il primo paziente contagiato ricoverato presso la struttura anti-Covid di Vaglio Lise. Dopo i danni causati dall'alluvione di 2 settimane fa, i commercianti di Crotone provano a ripartire fra tanti problemi e con pochi aiuti. Buon pomeriggio dunque e benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Xperia TV, siete sul canale 18. Parliamo subito di lotta al Covid. L'alto numero dei contagi negli ultimi 10 giorni ha indotto la Regione Calabria ad istituire 8 comuni zona rossa e 4 zona arancione. L'ordinanza, che resta in vigore sino al 12 dicembre, è stata firmata dal presidente facente funzioni Nino Sperlì. Vediamo. Sono 8 i comuni calabresi dichiarati zona rossa: Bagnara Calabra, Platì, Bruzzano, Zeffirio e Cardeto in provincia di Reggio Calabria, Pallagorio, Cotronei, Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone e Mileto nel Vimonese. E quanto previsto dall'ultima ordinanza, la numero 92, firmata dal presidente facente funzioni della regione Nino Sperlì, ordinanza che prevede ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con la stessa disposizione, la regione ha istituito la zona arancione per 4 comuni, tutti del Vibonese. Si tratta di Pizzo, Rombiolo, San Gregorio di Pone e San Costantino Calabro. La nuova ordinanza, che resta in vigore sino al prossimo 12 dicembre, è stata emanata in considerazione dei contagi registrati negli ultimi 10 giorni. Negli 8 comuni in zona rossa si registra un'incidenza di nuovi casi confermati nel periodo in esame che, in relazione alla popolazione residente, assume aspetti di forte criticità per i quali appare necessario rafforzare decisamente le misure di prevenzione, unitamente specifiche limitazioni supplementari rispetto a quelle già stabilite dalla regolamentazione nazionale e regionale per tutte le aree geografiche. Basti ricordare che ad Isola Capo Rizzuto, poco più di 18.000 abitanti, ci sono 169 casi, quindi uno ogni 106 residenti. A Pallagorio si registra un contagiato ogni 43 abitanti e poi a Cotronei, 5.500 abitanti, ci sono decine di contagi nelle residenze sanitarie assistite. Quanto ai comuni arancione, si registra un trend di nuovi casi confermati che, pur in presenza di un apparente rallentamento della curva, impone l'adozione di misure intermedie al fine di limitare i momenti di possibile assembramento che potrebbero dar luogo a nuovi contagi non diversamente contenibili. Primo paziente giunto all'ospedale militare allestito a Cosenza. Vediamo il servizio. È stato ricoverato il primo paziente nel reparto Covid dell'ospedale militare allestito dall'esercito italiano in contrada Vaglio Lise a Cosenza. Si tratta di un uomo, 50enne, ritenuto paziente di media gravità. Finalmente, ha detto il generale Roberto Nardone, daremo concretamente una mano alla cittadinanza e all'ospedale. Siamo pronti e operativi, ha aggiunto il colonnello medico Michele Tirico, direttore sanitario dell'ospedale militare, per ridurre la pressione dei ricoverati Covid sul pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata. La struttura militare conta su un team di professionisti allenati ad operare in contesti difficili di guerra. All'interno del campo lavorano 30 persone tra personale medico e infermieristico, dirette da un cardiologo anestesista che può contare sull'apporto costante di uno psichiatra, un patologo clinico, un immunologo ematico, un ortopedico, un chirurgo toracico e tante altre figure professionali. Siamo grati ai nostri militari, ha commentato il sindaco del capoluogo Bruzio, Mario Occhiuto, per l'impegno che stanno mostrando, per la celerità con cui sono intervenuti, mettendo in piedi una struttura di altissimo livello. La decisione del presidente facente funzioni Nino Sperlì di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, le elezioni del presidente della Giunta regionale il 14 febbraio 2021, risulta essere frutto di una mera strategia elettorale, non tiene conto assolutamente del fatto che ancora siamo in piena pandemia e che ogni occasione di confronto democratico in presenza potrebbe essere causa di accelerazione dei contagi. Lo sostiene in una nota il patto civico per la Calabria promosso da Francesco Aiello, Pino Aprile, Domenico Gattuso, Francesco Molinari e Pietro Tarasi. La necessità
di rinnovare gli organi di governo regionale per superare la situazione d'emergenza in assenza di un'istituzione con pieni poteri, pur se apparentemente comprensibile, risulta davvero frettolosa anche in virtù del fatto che il governo aveva indicato una finestra ampia di 60 giorni entro i quali fornire e indire le elezioni. Il governo intervenga dunque tempestivamente per garantire l'esercizio di un processo di partecipazione democratica limpido e regolare in Calabria. Per questo motivo, si afferma ancora nella nota, nel patto civico per la Calabria chiediamo di rinviare la data delle elezioni facendola coincidere con quelle delle amministrative di primavera. Un'evasione fiscale da oltre 2 milioni di euro è stata scoperta dai finanzieri di Scalea. L'evasione è stata messa in atto da una concessionaria di autovetture che dal 2016 al 2019 ha commercializzato centinaia di autovetture senza presentare le previste dichiarazioni ai fini fiscali. Porsche, Range Rover, Mercedes, BMW, Audi, acquistate all'estero e immatricolate in Italia direttamente ai clienti. È il modus operandi che gli amministratori della società tramite un prestanome hanno messo in atto. Si tratta di una articolato sistema di frode mediante il quale lussuose autovetture di provenienza comunitaria venivano immatricolate in Italia direttamente a nome dei clienti senza far comparire la concessionaria quale effettivo importatore dall'estero. La società ha emesso di dichiarare una base imponibile di oltre 2 milioni di euro e IVA evasa per oltre 400 mila euro. Il titolare è un cinquantenne ed è stato denunciato. Ed ora veniamo a Crotone, siamo andati a vedere come i commercianti che hanno subito i danni del maltempo del 21 e 22 novembre stanno lentamente provando a ripartire. Sono passati più di 10 giorni dalla fortissima ondata di maltempo che ha devastato la città di Crotone, molte le zone danneggiate, ma soprattutto qui siamo tra via Crea e via Cappuccini, insomma, a una delle zone centrali di Crotone dove tanti negozi sono stati completamente devastati. Nonostante ciò e aspettando in qualche modo un ristoro, un sostegno, i commercianti di questa strada si sono rimboccati le maniche e si sono nuovamente messi al lavoro. Ci vuole pazienza, molta pazienza e forza. Avete avuto molti danni? Abbastanza, abbastanza. C'è stato il crollo del muro del negozio vicino che ci ha portato materiale, acqua, fango, detriti, quindi ci vuole del tempo. Insomma è complicato ma si deve ripartire. Purtroppo l'unica cosa da fare è quella, è andare avanti. Purtroppo che bisogna fare? Sperate di avere qualche ristoro? Speriamo. È il minimo per poter continuare, perché qua abbiamo avuto veramente grossi danni. Buongiorno, avete ripreso a lavorare dopo l'alluvione? Sì, abbiamo ripreso dopo l'alluvione, fortunatamente. Avete avuto molti danni anche voi? Rispetto agli altri siamo stati fortunati, ringraziando Dio. Però abbiamo avuto anche noi le nostre perdite e un po' di danni, giustamente. Nel 2020 facciamo 20 anni di apertura su questo settore. Dopo, questa è la seconda volta che riceviamo il secondo danno. La prima volta è stato lieve, ma questa volta ci ha messo proprio in ginocchio. Completamente distrutto, non si recupera assolutamente nulla tranne quello che c'è nella parte alta degli scaffali. Per il resto non ho trovato neanche i mobili qui davanti. Sono stati tutti quanti, come si vede anche dai video, portati fuori. Sperate in qualche modo, in qualche aiuto, in qualche sostegno? Personalmente, se non arriva qualche aiuto immediato, per me sarà impossibile poter riaprire. I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento di una bisarca nei pressi dello svincolo autostradale di Pizzo Calabro. Il mezzo, che trasportava 7 automezzi, tra cui un furgoncino, transitava sulla A2 ed era diretto ad Aprilia. L'autista, accortosi dell'incendio originatosi da un pneumatico, ha imboccato la rampa di uscita dell'autostrada e si è fermato in prossimità dell'incrocio con la statale 18. Sul posto sono intervenute 4 autopompe, 1 autobotte, 2 fuoristrada, con complessivi 14 vigili del fuoco provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento portuale che hanno domato l'incendio. È dedicata alla ginecologia la pagina della Buona Sanità, il servizio è di Maria Doria De Caria, vediamo. La ginecologia qui al Marelli Hospital, in realtà un servizio che va a completare quell'offerta sanitaria per le donne del territorio? Beh sì, sicuramente una gran bella sfida che noi abbiamo accolto molto molto volentieri, intanto perché ci ha permesso di entrare a far parte di questo splendido gruppo che è il Marelli Hospital e poi perché ci ha permesso di metterci a disposizione delle pazienti del territorio crotonese e non solo, quindi sicuramente una cosa molto positiva che ci spinge sempre a far meglio.
Ecco, quali sono le patologie che riscontrate più frequentemente? Allora, le patologie che riscontriamo più frequentemente sono sicuramente quelle che poi si riscontrano un po' su tutto il territorio calabrese e anche al di fuori. Principalmente le donne sono spinte a recarsi dal ginecologo per alterazioni del ciclo mestruale, che è la cosa che più frequentemente le fa venire da noi. Ma noi vediamo anche tantissime donne che vengono a chiederci informazioni anche per problemi dal punto di vista dell'infertilità, come anche per effettuare visite di prevenzione o di follow-up oncologico. Queste sicuramente sono le cose più comuni. Un messaggio rivolto alle donne del territorio è soprattutto un messaggio di prevenzione. Dunque, io il consiglio che mi sento di dare in questo periodo abbastanza complicato un po' per tutti e di grande paura è sicuramente di non dimenticarsi di fare prevenzione, perché purtroppo in questo periodo tanti sono spinti a rimandare, a posticipare le visite per paura principalmente. La prevenzione non deve essere posticipata, perché purtroppo è l'unica arma che ci rimane per fronteggiare una grossa parte delle patologie che ad oggi ci colpisce, quindi non trascurare questa cosa che è sicuramente importantissima. Bene, è tutto con il servizio sulla ginecologia. Si conclude il nostro telegiornale. Grazie per essere rimasti con noi. Appuntamento alle prossime edizioni. Buon proseguimento di giornata.